Nono trofeo di sci nautico al laghetto Asperlonga, qui al lago San Puoto che vedete alle mie spalle. Si stanno svolgendo da questa mattina di sabato dalle 8 le gare ufficiali, che proseguiranno però fino a questo pomeriggio. Addirittura c'è anche una notturna molto spettacolare, e poi domani forse la parte ancora più spettacolare, perché c'è quella riservata al salto, e dunque i più grandi campioni si sfideranno su questo parterre naturale. Siamo con un grande campione di slalom nazionale, Stefano Palombo di Latina. Questa mattina a fondi qui al Lago San Puoto, che gara si prospetta? Grazie per il campione, ma era meglio ex forse. Adesso è più un diletto che Mi hanno detto che conservi questa classe. Sì, diciamo che una volta che hai imparato poi è difficile dimenticare. Per oggi il lago promette bene, le condizioni sono buone, speriamo di fare una buona gara. Poi vediamo. Immagino non sia la prima volta qui a Asperlonga. No, assolutamente no. Diciamo che qui ho passato la maggior parte della mia vita sciistica, da quando ero bambino, e ho fatto molte, molte gare, forse una quindicina almeno. Asperlonga all'interno dei circuiti nazionali come si può classificare? Ma di sicuro si può classificare molto bene. Nello sci nautico Asperlonga è uno dei poli italiani, non ce ne sono molti dove si può sciare così bene. La squadra di Asperlonga è sempre stata una delle più forti in Italia, e ha una tradizione che oramai è trentennale, e quindi diciamo che sicuramente adesso, tra l'altro, ci sono dei bambini che molto di buona prospettiva, e che sicuramente nei prossimi anni faranno parlare di loro. Allora, becchiamo Gabriele Mariani proprio sul bordo qui, quasi per salire sulla barca per fare questa gara. Come ti sei preparato? Sciando il possibile, a volte tanto, a volte poco, quindi nella media giusto, e speriamo di andare bene. Una bella giornata, c'è un po' di vento, però va bene. Mi dicevano che hai fatto gli europei. Dove si sono svolti quest'anno? In Austria. Com'è andata? Benino, non benissimo. Per una bano sono entrato nella finale dei primi 10, quindi dei primi 8, scusate. Quindi ho sciato abbastanza bene, però potevo andare meglio. Però l'importante è essere andati e essere stati bene, aver sciato bene, quello è l'importante. Poi se si riesce a ottenere il risultato, meglio. Altrimenti la filosofia è quella giusta, senza troppe scenate di delusione. Questo posto invece è Asperlonga, com'è per lo sci nautico? È ideale, è uno dei piani d'acqua migliori in Europa. C'è la competenza di Davide Domini, che è tra le migliori, e sono le condizioni perfette, anche fuori dall'acqua. Asperlonga è un posto meraviglioso, il mare, il laghetto qui per sciare a condizioni veramente impeccabili, quindi c'è poco di meglio in giro. Sono dei posti che tecnicamente sono forse più perfetti, però qui sono le condizioni generali ideali per venire con la famiglia, con la fidanzata, con la moglie,
e poi soprattutto in acqua, insomma, c'è la competenza e le condizioni ideali. Pronto per scendere in acqua? Pronto, tocca a me proprio adesso, quindi speriamo bene. Siamo con Patrizio Chicco Buzzotta, che è l'allenatore della nazionale di sci nautico. Qui oggi a Sperlonga, che gara si prospetta? Ma le condizioni, è un posto bellissimo questo qua, sicuramente per fare gara, uno sicuramente dei più bei posti d'Italia, soprattutto per lo slalom. Quindi aspettiamo e vediamo oggi. L'ultima gara che c'è stata e sono stati dei buonissimi risultati ai top proprio dei vertici mondiali, quindi aspettiamo di vedere alla fine di questi due giorni se si riesce ancora a fare dei buoni risultati. Quindi stanno andando bene i ragazzi, chiamiamoli così? Sì, sì, stanno andando tutti bene e sono anche aiutati da questo piano d'acqua e dall'organizzazione che è perfetta per questo tipo di gare. Per chi non conosce bene questo sport, l'Italia come va nelle sfide internazionali? Ma l'Italia sicuramente, soprattutto nella disciplina dello slalom, è ai vertici a livello mondiale. Nelle altre discipline dobbiamo sicuramente migliorare ancora un po', però sicuramente siamo ai vertici. Chi sono i migliori di questa disciplina? Ma sicuramente qui in questa gara ci sarà Davide Napolitano, che è proprio il suo club. C'è anche Gianmarco Paini, che è uno dei ragazzini forse più forti, nei primi 5 più forti del mondo. Quindi domani si prospetta anche una bella gara di salto. Stasera invece ci sarà questa gara esibizione di slalom, che è molto spettacolare, veramente molto bella da vedere.